seminari, altri incontri che ultimamente si stanno accavallando, non so se avete fatto caso, ma c'è una quantità di eventi, incontri, pubblicazioni, dichiarazioni di articoli su questo tema, che da un lato ci fa ben sperare, dall'altro ci spinge anche a precisare un po' meglio alcuni dei termini del discorso. E oggi infatti vogliamo collocare la discussione su gli open data all'interno di un contesto che è quello delle imprese, del lavoro, delle opportunità di lavoro, per una categoria, diciamo, per tante categorie di imprese, dal singolo sviluppatore fino alla multinazionale. Vogliamo capire perché è possibile entrare in questo mercato del lavoro, a che condizioni, che dimensioni bisogna avere, che tipo di organizzazione interna, che tipo di modello di business diciamo, o è meglio utilizzare. Quindi per questo i relatori che abbiamo invitato sono rappresentanti appunto di imprese e in un caso di pubblica amministrazione, perché è chiaro che la pubblica amministrazione è un soggetto interlocutore obbligato in questo discorso, però diciamo, ci piaceva fare un discorso dal basso, che partisse proprio dalle imprese, dalla loro esperienza, dalle loro scelte e dalla loro visione. Proprio perché spesso questa è la voce che non viene rappresentata adeguatamente in questo tipo di contesti. Quindi abbiamo, scusate, ve li dico, Carlo Finoldi di MyLab, Davide Laman di Binario Etico, poco arriverà Guglielmo Celato di Open Polis, e abbiamo invece Giovanni Caccerano e Marco Peppa della provincia di Roma. Quindi Maurizio Mazzoletti di Linz, che parla invece di due progetti europei che sono su questo argomento e che coinvolgono anche la provincia di Roma. Quindi, il tentativo era anche di andare dal piccolo al grande, quindi secondo una visione un po' più andata.